Si ascoltano purtroppo tante storie di abbandono all'interno di un canile, in particolare in estate emergono racconti di cuccioli amici a quattro zampe che hanno alle spalle un passato triste. L'adozione è un gesto d'amore, le richieste ci sono, così come non manca il supporto dei volontari, ma gli arrivi le superano e c'è bisogno anche di maggiori interventi legislativi sulla tematica, ne è convinta Gianna Senatore dell'Associazione Zoofila Nocerina e volontaria del canile di Nocera Inferiore, fiore all'occhiello dell'intero agro. Mica è un cane abbandonato. Arrivano qui sempre come cani abbandonati, questa poi è diventata la nostra mascotte, però tutti i cani che sono qua dentro purtroppo sono cani che chissà quale storia hanno alle spalle, sono cani che arrivano o da abbandoni o da cessioni di famiglie che in maniera molto incosciente adottano durante il periodo natalizio e poi in estate si inventano le allergie del caso. Guarda, è un fenomeno questo contro il quale veramente ci si imbatte ogni anno, ma ci si imbatte contro la cattiveria e su quella diventa un po' difficile. Certo, le istituzioni da parte loro dovrebbero fare di più, anche a livello regionale si potrebbe fare un censimento dei cani sul territorio in maniera seria, di modo che il cane abbandonato ha un chip e quindi tu puoi fare una denuncia. Invece tutti questi cani che troviamo sono cani sempre senza un microchip, senza possibilità di... Senza identità e sono sempre i cani da caccia, i cani dei contadini, i cani di queste zone rurali dove purtroppo ancora c'è il fenomeno della cucciolata casalinga, del regalo all'amico dell'amico e il cane torna in strada. Non si arriverà mai a arginare questo fenomeno e noi volontari continueremo a fare questa vita assurda. Gli anni abbiamo conosciuto tante cose brutte, ma tante cose belle, perché noi abbiamo la fortuna di conoscere le belle persone e quello che hai conosciuto adesso è Giovanni Occhiello, che lavora sulla la Rai 3 e che ho conosciuto tanti anni fa per un servizio che lui venne a fare in canile molto molto bello e che ci ha dato anche tanta visibilità, perché insomma era all'inizio, quando ancora insomma non si conosceva proprio la realtà di questo canile. Purtroppo quando si parla di canili si parla di lager e tristemente tu ti senti un po' offesa, perché in realtà devi stare zitta, perché per lo più anche nella nostra regione canile è uguale lager, cioè significa canile gestito da famiglie, da giro di soldi, ostruzionismo alle adozioni, chiusura alle entrate dei cittadini, insomma. Queste sono, quando poi senti parlare così di canili ci rimani un po' male, perché questo è un canile controcorrente e dovrebbero essercene tanti. Lui ha conosciuto questa realtà e se ne è innamorata, ha fatto dei bei servizi per noi, poi è diventato nostro adottante e come vedi adotta ancora. Per noi, per me, la mia famiglia inizia oggi una nuova avventura. È stato un caso, diciamolo, che ci siamo incontrati stamattina, perché siamo venuti a prendere questa cagnetta di 8 mesi, una maltesina che è stupenda, alla quale daremo il nome di Daisy. E qui inizia una, inizia una nuova avventura per noi, per la nostra famiglia. Abbiamo sempre avuto cani e vorremmo tenerli sempre. Quando non ci sono, per noi la casa è vuota. Io l'ho conosciuto, ho avuto grande piacere di conoscerlo, il canile, e conoscere chi lo gestisce, Gianna, Senatore, Francesco, eccetera. E devo dire che ho avuto, come dire, il contatto con una realtà incredibilmente sana, perché non è facile in questi ambienti trovare diciamo persone che si dedicano così come fanno loro. L'ho conosciuto diversi anni fa, credo 6-7 anni fa, e ci ho fatto anche dei servizi per la Rai, devo dire molto seguiti. Ecco, quando assisti a delle scene come io assistetti quando sono venuto, infatti è una delle scene diciamo che apprezzo di più, quando ho visto Giovanna con i suoi collaboratori andare verso le gabbie, aprirle e 450, all'epoca ne aveva 450 cani, andare tutti verso di loro, ma con... chiaramente per essere accarezzati, per essere coccolati, allora ti rendi conto che anche seppure in un canile, devo dire purtroppo seppure in un canile, però con diciamo chi gestisce questo canile, i cani stavano bene.